l'evoluzione della 780, ma è una barca, è un concetto completamente nuovo, dal Salone Nautico di Parigi in anteprima. Cos'è cambiato rispetto alla 780? Farei prima dirti cosa c'è rimasto di uguale, perché è veramente poco. Carena completamente diverso, la tuga, quindi la parte della cabina completamente ridisegnata, la possibilità di un grandissimo prendisole sulla parte frontale, nonostante siamo su una barca Antares, quindi una barca studiata soprattutto per la pesca, e l'interno della cabina completamente rivisitato. Importanti le innovazioni riportate all'interno del pozzetto, quindi nella zona in cui sono io, sono il passaggio per entrare in cabina, che è molto più basso e comodo, proprio grazie a questo sportello si può aprire e il passaggio è lo stesso. Il tavolo che non è più un tavolo in plastica, ma un tavolo in legno, che è molto più elegante, più leggero. E per trasformare tutta questa seduta in un prendisole grandissimo c'è un telaio molto più leggero e comodo per poterlo trasformare. La seduta frontale alla direzione della barca, che girando lo schienale dall'altra parte, ci si può comodamente star seduti in quattro persone. Oltre alla guida, la console, leggermente più grande al quadro, perché effettivamente quando la 780 era un po' più piccino, ma qua abbiamo un sacco di spazio in più, quindi una postazione pilota più comoda. E andiamo a vedere anche dietro il sedile, seguimi con la camera, andiamo a vedere dietro il sedile il lavello e il nuovo fornello, che sono molto più grandi e più spaziosi. Altra rivoluzione, è vero che c'era anche prima una cabina bagno separata, ma adesso è stato aggiunto addirittura anche un lavello all'interno della cabina. Infatti, come vedrai adesso, andrai a vedere proprio il bagno con il lavello completamente rivisto e più spazioso. Non mi rimane che salutarti dal Salone Nautico di Parigi e invitarti a vedere presso Barche Bellandi, sul lago di Garda a Desenzano, questa nuovissima Antares 8, che in anteprima assoluta arriverà in Italia tra poco meno di un mese. Quindi contattami, tutti i nostri contatti li trovi nella descrizione del video. Non mi resta che salutarti e dirti buon vento.